consueto appuntamento con l'informazione di Snews nello spazio Cose in Comune, speciale lezioni regionali. Siamo in compagnia di Sara Ferri. Buonasera Sara. Buonasera, dottoressa. Candidata con la lista Alleanza Verdi e Sinistra Alternativa Progressista, quindi nel centro-sinistra, a sostegno dell'aspirante governatore Roberto Gravina. Sara Ferri, lei è una giovane candidata, ma con un'esperienza politica invece importante. Spesso è scesa in campo anche per spirito di servizio e adesso che è anche amministratrice al comune di Isernia, per quale motivo ha scelto di candidarsi? Intanto ho scelto di candidarmi perché ho aderito a un progetto che è quello del presidente Gravina, di un centrosinistra rinnovato, giovane, con tante figure anche nuove e con l'esperienza invece di tanti e tante amministratori e amministratrici a sostegno di un progetto di rinnovamento di questo territorio. Lo faccio partendo comunque da un'esperienza che è quella quotidiana. Infatti in queste ore, in questi giorni, noto attorno a me un clima abbastanza silenzioso e io credo che si debbano far presenti gli impegni messi in campo in questi mesi, in questi anni, da chi tutti i giorni, non solo nel momento elettorale, opera nel nostro territorio. Io lo faccio attraverso una rete ampia, che è una rete di cooperazione, mutualismo e anche attraverso un legame istituzionale, che è quello che l'esperimento, insomma, che stiamo portando avanti al Comune di Isernia, giovani amministratori a servizio della città e soprattutto a servizio di un'opera politica che guardi alla trasparenza e ai diritti di tutti, guardando sempre all'equità sociale, al miglioramento delle condizioni di vita di tutte e tutti, senza distinzione. L'occasione di queste elezioni però ci impone di fare un ragionamento e un'analisi dello stato attuale delle cose, che è uno stato di disastroso per quanto riguarda il Molise e le persone che lo abitano, perché noi partiamo da dati allarmanti, ma assolutamente sotto gli occhi di tutti. Non so perché la classe politica regionale e le istituzioni in questi anni non abbiano capito che siamo veramente arrivati al termine di ogni possibilità. Se non si rimedierà, continueremo ad avere uno spopolamento eccessivo. Teniamo conto che dal 2002 al 2022 abbiamo perso 30.000 residenti in Molise e soprattutto dal 2018 al 2023 c'è stata una perdita di 8.000 residenti di questi 30.000, quindi sono proprio gli ultimi anni che hanno visto incrementare questo tipo di fenomeno negativo e dobbiamo tener conto che i giovani da qui se ne vanno e che quelli Certo. che invece sono rimasti qui, circa il 21% di quelli dei giovani rimasti nella nostra amata regione, sono giovani che non studiano, non lavorano e non si formano. Quindi Questo è un fanno dato fatica. allarmante soprattutto perché poi è riferibile anche a tutti quei fenomeni devianti di cui siamo a conoscenza. È una regione in cui il tasso di dipendenza da alcol, soprattutto da alcol, ma anche da sostanze stupefacenti, è altissimo. E in una situazione così grave noi ci proponiamo come coloro che tutti i giorni operano a sostegno della persona, per il miglioramento del benessere sociale, ma soprattutto con un progetto concreto per la nostra terra, che è quello che cerchiamo di portare avanti anche fuori dall'istituzione regionale, sia a livello amministrativo che nel mondo dell'associazionismo. E lei parla appunto di progetto e quindi quali sono secondo lei le priorità a livello concreto da affrontare anche nel caso di vittoria, cioè nel giorno zero cosa iniziare a programmare? Ovviamente si deve ragionare in un discorso di gruppo con, diciamo, un'amministrazione che lavora e opera nella stessa direzione. Questa mi sembra veramente l'occasione migliore, perché appunto gli esempi di buoni amministratori, a partire dal sindaco di Campobasso, nostro candidato presidente Gravina, sono già degli esempi virtuosi di come poter sviluppare un progetto integrato per il Molise e per i molisani. Partendo dal lavoro, partendo dai giovani, ma soprattutto rendendo il Molise attrattivo, utilizzando bene le risorse e fondi che abbiamo, perché purtroppo queste risorse, questi fondi, seppure arrivano, vengono mal utilizzati o
del tutto inutilizzati. Allora un discorso strategico si fa pensando ai settori più importanti. I settori più importanti che noi abbiamo sono soprattutto il turismo, la cultura, le infrastrutture da migliorare, quindi un investimento su tutte le infrastrutture per far sì che il Molise sia facilmente raggiungibile. Abbiamo bisogno di una sanità pubblica di qualità e abbiamo bisogno soprattutto di creare interesse per la nostra regione. Questo si può fare utilizzando bene le risorse, perché ci potrebbe essere un turismo di ritorno, ci potrebbe essere anche per la popolazione anziana che ha vissuto e lavorato fuori in questi anni un ritorno ai paesi di origine, però chiaramente gli deve essere garantito il diritto alla salute. Questo è un diritto oggi assolutamente negato. Siamo completamente carenti dal punto di vista dell'emergenza per le malattie tempo dipendenti, quindi ictus, infarti, tutte quelle malattie che hanno bisogno di un'emergenza immediata. Siamo carenti rispetto ai diritti fondamentali dei cittadini. Io sono a fianco di Camilla Caterina che continua la sua battaglia ormai dal tempo della pandemia del Covid, sì, per denunciare le carenze e le inesattezze nei dati trasmessi al Ministero, tant'è che gli ispettori ministeriali poi sono stati in Molise e hanno verificato che quei posti letto in terapia intensiva non erano quelli dichiarati. E di fronte a questa situazione di mancanza di trasparenza e di cattiva gestione di tutto il settore sanitario, benché noi abbiamo un debito sanitario di 180 milioni di euro, noi potremmo essere la regione in cui invece, affrontando bene queste criticità economiche, ma anche utilizzando bene anche i fondi che già abbiamo, potremmo veramente diventare quella terra in cui, quell'isola felice in cui si vive bene, si lavora e c'è un'ottima qualità della vita. Lei comunque fa anche, oltre a essere molto impegnata nel sociale, come abbiamo già ricordato, però insomma ha un'esperienza politica di lungo corso, e quindi una domanda un po' più politica mi viene da fargliela, ma perché chi c'è stato fino adesso non ha risolto importanti criticità secondo lei? Io credo che sia necessario avere una rappresentanza, soprattutto diciamo nell'istituzione regionale, che è la più importante e quella che in qualche modo può fungere da cabina di regia anche delle amministrazioni locali. C'è necessità di avere e di fare eleggere rappresentanti che realmente siano a contatto con le difficoltà della vita, con le persone più fragili, con i più bisognosi, e che ogni giorno dimostrano che quello che predicano è quello che realmente riescono a realizzare anche fuori dalle istituzioni. C'è necessità di sentire proprio sulla propria pelle quelle che sono le difficoltà, perché quando un giovane, un solo giovane, abbandona il nostro territorio, dovremo veramente pensare che abbiamo fallito. Io attraverso un'attività di rete con una serie di associazioni, soggetti, ho messo in piedi una cooperazione dal basso che ha dato già dei risultati, creando occupazione soprattutto per i giovani professionisti che sono rimasti qui, ed è una realtà importante che può essere un riferimento per chi dovrà scegliere il 25 e 26 giugno cosa votare, perché bisogna dimostrare sempre di cosa si è capaci e non solo nel momento elettorale. Quindi mi viene da leggere tra le righe, c'è stato fino adesso uno scollamento. C'è stato uno scollamento, ma soprattutto è necessario un lavoro di squadra, però la squadra deve avere la stessa visione. Se diciamo questa visione è quella che negli anni precedenti comunque ha operato in un territorio, è importante che quella visione venga riprodotta anche in ambito regionale. Ripeto, la buona amministrazione di Campobasso e quella di Isernia, che assolutamente sta facendo un ottimo lavoro di ripristino delle condizioni proprio ideali per far sì che tutti abbiano gli stessi diritti e la stessa dignità. Sono due amministrazioni che possono dare il senso di quello che si vuole fare, ovvero concedere la possibilità, l'opportunità a tutti di avere una chance di poter anche partecipare attivamente alle scelte dell'amministrazione regionale, perché un discorso gruppo significa anche coinvolgere i cittadini e le cittadine nelle scelte in maniera democratica e partecipata e farli sentire parte integrante di quello che può essere l'unico cambiamento possibile, uno sviluppo del nostro territorio legato alle risorse e alle persone che vivono in questo territorio. Perfetto, io ho tentato di farla essere un po' cattivella, non ci sono riuscita, volevo
se mi dicesse qualcosa di piccante. No, in realtà è stata brava. Già si sente un'area diversa, seppure con le difficoltà del caso, ma queste due amministrazioni, che sono quella del capoluogo e quella della città in cui ci troviamo, Isernia, sono due amministrazioni che già hanno lanciato dei messaggi diversi, perché appunto sono aperte ad ascoltare, stanno creando prospettive di sviluppo, stanno partecipando a bandi e finanziamenti importanti, e questo soprattutto stanno guardando ai giovani come unica possibilità di salvezza della nostra terra. Quindi questi esempi virtuosi di buone esperienze amministrative, poi ci sono anche piccoli comuni in cui avviene, possono essere appunto portate in ambito regionale e possono, secondo me, essere veramente la chiave di volta di questa regione. Ah, siamo in chiusura, io chiudo, in genere chiedo di fare un appello, allora le lascio questo piccolo spazio per dire perché Sara Ferri a questo punto. Chiedo un voto per me, per la lista dei candidati e le candidate di Alternativa Progressista Alleanza Verdi Sinistra, perché credo sia giusto ed opportuno portare in consiglio regionale un'esperienza dal basso, un'esperienza di una persona come me, una donna, sempre al fianco dei più fragili e dei più deboli, ma soprattutto chiedo a voi tutti, tutte e tutte, di esprimere un voto libero, anche se non sarà per la sottoscritta, ma di esprimere un voto che non sia legato a dinamiche poco democratiche. Buon voto a tutte, tutti e tutte. È stata chiarissima, la ringrazio, grazie per grazie essere venuta qui in trasmissione, e le faccio ovviamente un in bocca al lupo. E ringrazio i nostri spettatori e vi do appuntamento alla prossima puntata di Cose in Comune. Thank you.